deciso di scegliere per rappresentare in maniera un po' più formale e internazionale questo progetto. Però 21 sta per Agenda 21 Locale. Questo è un progetto di BIS integrato con Agenda 21 Locale o comunque integrato con la partecipazione. L'innovazione sta proprio in questo, cioè nel aver integrato un processo di valutazione di impatto sulla salute che comunque fa della trasparenza, dell'uso etico, dell'evidenza i suoi cardini, quindi comunque di apertura rispetto ai processi comuni, normali come la valutazione di impatto ambientale che sono un po' chiusi almeno alla prova dei fatti, e addirittura l'apertura, la trasparenza della VIS è incrementata e implementata con l'integrazione dei processi partecipativi, e una giornata come questa è proprio molto indicativa sulla partecipazione, su questa integrazione, perché è rivolta alla cittadinanza. È l'epilogo di un'azione, l'azione A9, una delle tante azioni di questo progetto, che prevede per l'appunto la presentazione alla cittadinanza dello stato d'avanzamento dei lavori, di ciò che si è fatto sui tre cardini della valutazione di impatto sulla salute, ovvero studi ambientali, sanitari e socio-economici. Il progetto è incentrato sulla gestione dei rifiuti, quindi la valutazione di impatto sulla salute partecipata della gestione dei rifiuti. Il progetto ha due aree di studio che sono Lanciano, Cerratina, discarica Consortile, la più grande discarica d'Abruzzo ormai quasi al termine della sua esistenza, c'è stato un ampliamento recente. Adesso vive un momento un po' difficile dovuto al fatto che come la stampa e come le ultime notizie ci raccontano, il trattamento meccanico-biologico non è più praticabile nella discarica, per cui i rifiuti che dovrebbero essere smaltiti, conferiti nella discarica, devono essere trattati altrove in un impianto che si trova a Chieti, quindi comunque all'interno del territorio provinciale. E l'altro territorio è quello di Arezzo, dove è presente un inceneritore che è in fase di ampliamento, però questo ampliamento è in discussione, forte discussione. Anche ad Arezzo la valutazione di impatto sulla salute è integrata con la partecipazione, ma nella città di Arezzo non è strutturato un processo di Agenda 21 Locale come invece a Lanciano. Ci sono altre dinamiche, altre modalità di partecipazione, ma non meno interessanti, non meno importanti. A me l'arduo compito di moderare i lavori, e senza indugio darei apertura appunto ai lavori. Vorrei invitare il sindaco di Lanciano a darci un saluto. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. È un appuntamento importante che segnala questa esperienza che l'amministrazione comunale di Lanciano sta sviluppando all'interno dell'Agenda 21. La nostra amministrazione ha sempre puntato all'ambiente come elemento caratterizzante di una città, di un territorio, e quindi anche cercare di costruire una cultura sia all'interno dell'amministrazione, degli operatori del settore, ma soprattutto sulla popolazione. È un momento molto importante. Io ringrazio Mario Negri Sud, la persona del dottor Pagliani, che ovviamente ci ha guidato e coinvolto in questa bellissima esperienza. Ringrazio la provincia di Chieti, l'assessore Caporrelli, che ci è sempre vicino in questi momenti, perché sapete, e sono fatti di questi giorni, come sia difficile una gestione chiara, trasparente, efficace dei rifiuti e dell'ambiente in genere. Noi ci sforziamo di iniziare questo percorso, e questa esperienza sicuramente è fondamentale perché ci confronta con un'altra realtà che ha scelto una strategia diversa, e ci apre al territorio costruendo piano piano quel concetto di ambiente che noi dobbiamo raggiungere. Ho visto anche il questionario che è all'interno di questa esperienza, e lo ritengo molto importante perché è un ulteriore tassello di quella democrazia partecipata
credeteci, tanto difficile, lo dico soprattutto ai ragazzi, tanto difficile da percorrere, ma che è fondamentale, uno strumento su cui noi possiamo lavorare e ottenere quegli indicatori che poi ci aiutano a percepire e a intercettare il parere, la valutazione che i cittadini e le associazioni ambientaliste ci possono così suggerire. Questa amministrazione ha costruito quest'anno anche la consulta dell'ambiente e ringrazio il dottor Tascione, mio compagno di banco e collega, per questo passaggio importante che finalmente siamo riusciti a portare a termine. Saluto gli illustri relatori che oggi sono qui e che sicuramente ci aiuteranno a approfondire questo discorso e vi auguro veramente buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie al sindaco di Lanciano. Facciamo una piccola inversione. Diamo la parola all'assessore provinciale Eugenio Caporrella. Sì, grazie. Saluto anch'io tutti quanti. Porto i saluti all'amministrazione provinciale che proprio ieri in giunta discutevamo di questo progetto e proprio in giunta è venuto fuori una sorta di idea. Vogliamo aspettare questo progetto perché, come giustamente diceva il sindaco, l'Abruzzo vive un momento particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, un momento particolare che dalla stampa ho letto emergenza, addirittura si è chiamato la possibilità di creare una sorta di comitato di controllo, d'urgenza, non lo so cosa si vuole fare, però la verità è che in questo momento c'è una difficoltà perché la Regione Abruzzo insieme alle province sta riorganizzando il servizio della raccolta e smaltimento rifiuti. C'è una riforma in atto, tutti la conoscete, l'Abruzzo ha deciso di avere un unico ambito, per cui si deve per forza di cose riorganizzare il sistema delle discariche ed eventualmente degli impianti da porre sul territorio. Ecco perché un progetto del genere diventa fondamentale e importante, perché aiuta chi oggi governa a capire come muoversi. C'è una scelta di fondo che la Regione Abruzzo ha fatto, che è quello del no al termovalorizzatore, che nel corso degli anni è stato anche una discussione aperta sul nostro territorio. Io mi ricordo quando partì questo progetto e fui lieto e contento, anzi consentitemi di ringraziare il dottor Iezzi, il dirigente del Comune di Lanciano, che ci aiutò ad essere protagonisti a livello proprio provinciale in questo progetto, perché sono progetti che credo non capitano tutti i giorni e che un particolare ringraziamento ovviamente va a Marione Grisutti che ci diede la possibilità e ci coinvolse in questo grosso progetto di importanza forse unica, ma ci diede la possibilità di capire che cosa stava succedendo sul nostro territorio, un progetto che ci dà la possibilità di capire quali sono le differenze. Io osai dire all'epoca, non so se il dottor Pagliani si ricorda, adesso capiremo chi probabilmente ha sbagliato, perché solo da questi progetti si riesce a capire effettivamente cosa succede su un territorio anche in attesa e nell'arco di un tempo di tempi abbastanza sufficienti per capire qual è lo sviluppo che si verifica intorno ad impianti e discariche. È un momento particolarissimo, dicevo prima, un momento particolarissimo perché si deve assolutamente reinvestire sul territorio per nuove tipologie di impianti e soprattutto per capire quali sono i territori da investire di tali progetti. Per cui noi provincia, ma ripeto, ne abbiamo discusso in giunta per fare un documento e per portarlo sul tavolo regionale per poterne discutere. Noi provincia siamo in attesa di avere il risultato di questo progetto e ne siamo grati perché sicuramente ci darà una mano e darà una mano a un'intera regione per capire come muoversi successivamente per avere di fatto poi la possibilità di programmare e finanziare le eventuali opere. Io concludo nel dire e nell'auspicare che tutte le strutture,
Mario Levi Sud, enti, sindaco, tutte le parti interessate non smettano mai di puntare a questi progetti in materia ambientale, perché solo da questi progetti potremmo venire fuori con un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che purtroppo non solo in questa regione, in questo territorio, ma a livello nazionale è un grosso problema e soprattutto è uno dei problemi che danneggia maggiormente l'ambiente. Io colgo anche l'occasione, perché purtroppo anche altri incontri questa mattina, resterò per poco, quindi saluto e rimango comunque a disposizione della provincia di Chieti per qualsiasi aiuto possibile che si possa chiedere, ovviamente a noi come ente provincia, a tutti quanti voi. Buon lavoro. Grazie. Grazie, assessore Caporella. Adesso il saluto e l'intervento del dottor Tascione, assessore dell'ambiente del comune di Lanciano. Allora, buongiorno a tutti. Allora, io intanto do i saluti e ringrazio i rappresentanti del partenariato di questo progetto, quali appunto il CNR che è il beneficiario coordinatore, la provincia di Chieti che c'è stato appena l'intervento di Eugenio Caporella, dell'assessore all'ambiente, Agenda 21, l'ARPA Emilia Romagna, il Consorzio Mario Negri, l'ISDE e la ASL di Arezzo. Questi sono i partner di questo progetto. Che cos'è questo progetto e che cos'è questo incontro? Come diceva giustamente Tommaso, questo è un incontro partecipato, cosiddetto dal basso, dove c'è la partecipazione aperta dei cittadini, e vedo qui molti cittadini giovanissimi che ci può fare solo piacere, in cui tutti insieme, i cittadini, i cosiddetti portatori di interesse, l'amministrazione, sulla scorta di risultati, di evidenze, dell'uso etico di queste evidenze, cercano di approdare a delle decisioni in merito al ciclo dei rifiuti. Chiaramente questo studio che ci andrà a dare degli elementi di valutazione sull'impatto sulla salute, la cosiddetta VIS, che non è uno dei procedimenti di legge, cioè non viene richiesta, però sotto gli occhi di tutti la stretta attualità dell'Ilva di Taranto, dove il danno sulla salute è rappresentato un elemento determinante nelle fasi di dibattito di questi giorni. Proprio ogni giorno, proprio oggi, c'è il Consiglio dei Ministri che ha dato la proroga alle attività. Quindi l'importanza dell'impatto della salute. Noi cominciamo già un anno fa a fare delle valutazioni sullo studio dell'aria del nostro territorio, ed è uno dei momenti di valutazione proprio lo studio dell'aria nella zona di Cerratina, dove insiste la nostra discarica. Questo progetto si propone proprio di valutare i riflessi sulla salute, il danno sulla salute della presenza della discarica versus il termovalorizzatore di una località assimilabile, confrontabile per dimensioni, per caratteristiche, che è quella della ASL di Arezzo. È uno studio retrospettivo, per cui non dobbiamo magari aspettarci che questo sia così determinante. Il percorso è complesso, anche se detto così può apparire un po' semplicistico, ma è molto più complesso di quanto si possa immaginare, perché effettivamente le implicazioni di ordine sia legate agli aspetti della salute, ma anche agli aspetti ambientali e non ultimo gli aspetti socio-economici. Tommaso faceva riferimento come è stata interdetta l'attività del tritovagliatore della discarica di Cerratina, per cui tutti i rifiuti della provincia di Chieti, Pescara e appunto della nostra zona del Chietino, di Teramo, Chieti e Pescara, andranno a un trattamento meccanizzato di biostabilizzazione, dove si otterranno delle famose mattonelle di combustibile da rifiuto, che però non credo che verranno avviate alla combustione in altri termovalorizzatori, ma verranno anch'essi avviati alla
discarica, allo smaltimento. Tutto questo chiaramente comporterà degli aumenti di spese. Proprio di questi giorni, e qui entriamo negli aspetti socio-economici, per cui per una comunità come il Lanciano si prevedono 500-600 mila euro in più di conferimento in discarica dei nostri rifiuti. Per fortuna che il sindaco se n'è andato, se no tra lui e l'assessore alle finanze avrebbero avuto sarebbero trasecolati. Per cui questi sono gli aspetti chiaramente complessi legati al ciclo dei rifiuti. Il termovalorizzatore chiaramente non fa altro che bruciare questi combustibili da rifiuto, producendo energia termica, energia elettrica, però chiaramente ci sono dei problemi legati alla presenza su un determinato territorio di questo termovalorizzatore, perché chiaramente bruciano del materiale che hanno in sé delle sostanze tossiche, quali la diossina, che preoccupano le comunità dove insistono questi inceneritori. La nostra discarica si caratterizza per degli altri aspetti di impatto ambientale, perché sulla stessa zona dove insiste questa discarica magari ci sono l'elemento più caratterizzante è la puzza insostenibile, ci sono anche qui probabilmente delle sostanze volatili che potrebbero nuocere allo stato di salute del cittadino. Pertanto questo progetto va a studiare questi aspetti legati all'impatto sulla salute, e chiaramente non è che noi in base ai risultati di questo studio andiamo a decidere sulla discarica versus il termovalorizzatore. Ci sono delle vie alternative, tutti speriamo di poter procedere a trasformare la nostra zona di Cerratina in una piattaforma tecnologica dove magari viene trattato l'organico per produrre invece un compost utile ai nostri territori, ai nostri terreni che sono asfittici, che sono privi di sostanze fertilizzanti proprio perché non esistono più gli animali. Questa piattaforma tecnologica dovrebbe servire soprattutto per elaborare rifiuti differenziati per poi trattarli nella maniera da poter poi conferire in discarica che ha solamente pochissimo materiale inerte, pochissimo materiale secco che non andrebbe assolutamente a produrre magari quegli odori sgradevoli e quant'altro. Io non vorrei dilungarmi ulteriormente in questo intervento che voleva essere una sorta di intervento di introduzione ai lavori di questa mattina, sentirete gli esperti che vi daranno degli elementi di conoscenza che spero possa aiutarvi a crearvi a formarvi in termini ambientali e capire che cos'è e quale significato ha proprio il ciclo dei rifiuti. Vi ringrazio per l'attenzione e direi di poter procedere ai lavori. Il sindaco e l'assessore Tascione sono medici, quindi insomma un comune, un partner di progetto molto, molto competente e molto sensibile al tema. Prima di invitare al tavolo il dottor Bianchi, che è il responsabile, il project leader di questo progetto, volevo far notare, così da un punto di vista organizzativo, che questo convegno è stato organizzato con un coffee break che non è un normale coffee break, ma è un evento ecosolidale. Anche qui al tavolo dei relatori trovate una brocca e non le classiche bottigliette. Insomma, anche attraverso questi piccoli segnali noi pensiamo di essere coerenti con le finalità del progetto, che prima di tutto dovrebbero prevedere la riduzione dei rifiuti o, se possibile, la loro eliminazione. Quindi con il vetro questo si riesce a fare. Non abbiamo perfezionato i bicchieri, sarà per il prossimo convegno. Prego, dottor Bianchi. Thank you.
sì. Quindi abbiamo già accumulato un quarto d'ora di ritardo, grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringraziamenti agli organizzatori di questa giornata che è il Comune di Lanciano e poi a tutti gli altri partner locali che hanno anche ci hanno dato il benvenuto entrando già nel merito e toccando una serie di punti chiave, perché già gli interventi che avete sentito non sono stati interventi rituali, ma sono stati interventi che, seppure in modo generale, sono entrati già nel merito e hanno detto alcune cose che vale la pena riprendere, perché i punti chiave sono già stati toccati tutti. In questi brevi due o tre interventi sono già stati toccati tutti. Io penso di non far vedere neanche le diapositive che avevo preparato, ma di toccare alcuni di questi punti. Secondo luogo, noi siamo un istituto medico, l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, quindi mi presento, siamo il più grande istituto di biomedicina del CNR in Italia, ha 4 sedi sparse nel territorio, la sede principale è Pisa, e siamo un istituto con 500 fra ricercatori e tecnici, e sia dipendenti del CNR, sia associati universitari o di altri enti. E ci occupiamo di tutti gli impatti ambientali o non ambientali sulla salute, quindi noi vediamo soprattutto l'aspetto della salute. Il titolo a me assegnato dall'amico e collega Tommaso Pagliani è: perché un progetto europeo di VIS partecipata sulla gestione dei rifiuti? Beh, il perché è, diciamo, si può dire tre motivi. Il primo è perché i rifiuti sono una sfida, perché toccano tutti i grandi temi della società contemporanea, da quello ambientale a quello sanitario a quello economico fino alla malavita, quindi sapete bene che sui rifiuti si giocano aspetti determinanti anche dal punto di vista della giustizia, sia a livello locale che a livello nazionale, che a livello transfrontaliero. Quindi sui rifiuti ci sono grandi interessi che determinano molte scelte. Il secondo motivo è perché siamo degli inguaribili ottimisti e poi speriamo di produrre dei risultati che sono utili. Qui è stato già detto, una delle parole chiave che è stata toccata è quella uso etico delle evidenze. Ecco, sull'uso etico delle evidenze ci sarebbe da fare una giornata di lavoro o più giornate di lavoro insieme, specialmente ai giovani che sono il target principale, perché sono loro che poi un domani dovranno occuparsi di tutte le cose della nostra società. Uso etico delle evidenze, cosa vuol dire etico, cosa vuol dire evidenze? Chi è che deve fare l'uso etico delle evidenze? Etico richiama il buon governo, richiama le cose buone, l'etica richiama le cose buone e le procedure buone. Le evidenze significa le prove scientifiche, tutto quello che evidenze molte volte è una traduzione in italiano della parola inglese evidence, che dovrebbe essere tradotta più come prove scientifiche che non come evidenze. E queste prove vanno, come dire, messe a punto e vanno presentate, perché molte volte si dice che ci sono delle prove ma non sono prove vere e proprie, e quindi chi è che certifica queste prove? Chi è che dice che queste prove sono adatte, sono a questo punto certificate? Se uno apre oggi internet, che è uno strumento democratico diffuso, dentro ci trova cose buone e cose cattive, dentro ci trova prove che sono prove vere e prove che invece non possono essere ritenute prove perché non sono state costruite con metodologie accreditate e riconosciute dalla comunità scientifica internazionale. Quindi qui si apre un panorama che io non posso toccare perché ho solo 20 e forse anzi 5 minuti meno, perché bisogna iniziare a recuperare. Il terzo motivo perché facciamo un progetto di VIS partecipata, oltre appunto alla sfida e oltre all'inguaribile ottimismo, è anche un pizzico di follia, perché evidentemente ci stiamo confrontando con una cosa più grande di tutti noi, perché poi quando si va nel merito delle scelte ci si accorge che nelle scelte
che fanno le amministrazioni locali, regionali, nazionali, non incidano solo i problemi di evidenze, anzi incidessero i problemi delle prove scientifiche, incidano soprattutto altre motivazioni che sono extrascientifiche. E su queste, da una parte noi ci possiamo fare poco, e dall'altra noi vediamo e assistiamo come cittadini, quindi siamo in parte ricercatori, in parte anche cittadini, assistiamo anche a delle storture che noi pensiamo di poter invece contribuire a diminuire queste storture, migliorare questa situazione. Allora, avete visto chi sono i coordinatori, avete visto che è un progetto di questi europei della filiera LIFE che è un cofinanziato, cioè sembra che siano 2 milioni di euro, invece in realtà la Commissione Europea ce ne dà un milione di euro ce lo mettiamo sopra noi come persone e come attività nostra, che ci mettiamo sopra del nostro lavoro, quindi metà di questo finanziamento, che è per un periodo lungo e che è ripartito tra tutti gli enti, è un cofinanziamento importante da parte nostra, cioè da parte del CNR, dell'ARPA Emilia Romagna, del Consorzio Mario Negri, dell'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente, del Coordinamento Agenda 21 Locale, dell'ASL di Arezzo, del Comune di Lanciano e della provincia di Chieti. Ecco, il progetto si basa sulle procedure tipiche, diceva già Pagliani, dell'Health Impact Assessment, affiancando ad esse le pratiche di Agenda 21 locale. Qual è la questione di fondo? È quella della partecipazione. Cosa significa partecipazione? Cosa bisogna fare per avere una vera partecipazione? Bisogna intanto essere bravi a ascoltare e non dire, ma prima di tutto ascoltare. E poi bisogna che chi partecipa anche impari a partecipare, perché se no sembra che sia un problema solo nostro di imparare o degli amministratori che devono imparare a ascoltare. Diciamo, questa è metà dell'opera, l'altra metà è che bisogna educare anche a chi partecipa a una modalità efficiente ed efficace di dire le cose. Questo è un po' il concetto di base che in Italia, diciamo, vede un'arretratezza, ma che a livello comunitario la Commissione sono tanti anni che ci batte e ci ribatte su questo punto, cioè che tutte le politiche devono essere partecipate e in tutte le politiche ci deve essere l'aspetto sanitario, cioè tutte, sapete che c'è una parola chiave, una frase chiave dell'Unione Europea che si chiama Health in all policy, cioè la salute in tutte le politiche. Quindi di qualsiasi cosa si parla bisognerebbe fare la valutazione di come queste politiche impattano, come e quanto impattano sugli aspetti sanitari, che siano dei trasporti, che siano politiche dei rifiuti, che siano politiche dei farmaci, tutte le politiche. Ora, parlando di questo, è chiaro che i rifiuti si capisce bene che è una cosa delle più complesse. Essendo un ciclo complesso, i rifiuti non è risolvibile con una scelta. Come tutti i sistemi complessi, non c'è una scelta che risolve un sistema complesso. L'altro esempio tipico che si potrebbe fare, lo dico per i giovani, i due esempi più tipici sono da una parte i rifiuti, dall'altra parte i problemi dell'inquinamento da traffico. C'è un modo per risolvere i problemi dell'inquinamento da traffico? No, la risposta è no, non c'è un modo. È un sistema complesso che ha bisogno di tante politiche. E così i rifiuti, non c'è un modo. Chi ha pensato nel passato, recente anche, o anche oggi, pensa di risolvere il problema dei rifiuti dicendo costruisco un impianto, il solo impianto non risolve il problema dei rifiuti, perché un ciclo complesso non si può risolvere con un impianto. Quindi, essendo un ciclo, la Commissione Europea batte e ribatte sul fatto che bisogna iniziare dalla piramide che loro hanno stabilito di come si tratta del trattamento dei rifiuti, e che parte dal fatto che bisogna ridurre e che bisogna differenziare e che bisogna, anzi, prima di differenziare bisogna aumentare il recupero delle materie prime, che poi bisogna differenziare tanto, e che poi alla fine bisogna portare il meno possibile in discarica, anzi la discarica di rifiuti
indifferenziati è considerata oggi dalla Commissione europea una stortura da evitare, perché si buttano via materie prime, quindi c'è una pratica negativa, così come l'incenerimento senza recupero di energia, l'incenerimento senza recupero di energia sta ai piedi di questa piramide. Poi si discute appunto sull'incenerimento con recupero di energia, i cosiddetti termovalorizzatori, e poi si discute anche appunto delle discariche per quello che rimane, perché quello che delle volte non si dice è che anche se uno sceglie la strada dell'incenerimento, poi c'è un 30-40% di ceneri che comunque post combustione che comunque deve andare a collocare in discariche che a quel punto lì non sono più impianti di discarica generici, ma sono impianti di discarica di tipo speciale, addirittura per rifiuti pericolosi, ancora più complesso. La discarica è un impianto, non è un buco la discarica, è un impianto industriale, e quando si parla di un impianto industriale si parla anche lì di procedure, si parla anche lì di storture, si parla anche lì di impatti ambientali, sanitari, forse da stimare, da non dare per scontato a priori, cioè da non dire io so che, troppo spesso si dice io so che, so sulla base di valutazioni generali, ma se non si misurano e non si fanno le misure non si possono applicare le conoscenze generali che noi abbiamo sugli inceneritori oggi applicati all'inceneritore d'Arezzo, non si possono applicare le conoscenze generali e spesso generiche che noi abbiamo sulla discarica di Lanciano. Bisogna fare misure ad Arezzo e a Lanciano, è quello che facciamo, che stiamo facendo. Bisogna fare misure ambientali, bisogna fare misure anche sanitarie per sapere cosa è successo, e qui c'è un'altra parola chiave che è stata toccata e che è quella del retrospettivo. Il sindaco ha detto è una indagine retrospettiva. Ora questo, mi dispiace che è andato via il sindaco, ma ci sarà modo di dirlo. È vero che noi facciamo indagini ambientali e sanitarie e anche socio-economiche su quello che è successo fino ad oggi e che sta succedendo anche oggi, ma è vero anche che sulla base di questi dati noi possiamo fare delle stime di prospettiva, cioè possiamo fare delle stime di scenario, cosiddette stime di scenario. Cosa significa? Che noi possiamo fare scenari diversi e dire se aumentiamo del 20% la raccolta differenziata, cosa significa in termini di impatto ambientale, sanitario e socio-economico? Se aumentiamo del 40% la differenziata, quindi la spingiamo molto oltre, cosa succede? Se aumentiamo il recupero, se facciamo un tipo di differenziata anziché un altro, se facciamo tutti questi scenari, noi poi possiamo vedere come impattano su ambiente e salute in termini di stime quantitative. Questo è possibile farlo se facciamo tutta la parte cosiddetta retrospettiva, perché se non abbiamo i dati oggi, i dati di oggi e del passato, noi non possiamo fare queste stime di prospettiva. Ho sentito dire anche che attendiamo i risultati di HIA, anche la provincia dice a questo punto attendiamo i dati del progetto HIA21 per prendere ulteriori scelte. La stessa cosa la dicono a Arezzo, attendiamo i risultati. A noi questo ci dà un'enorme responsabilità, un'enorme soddisfazione e un'enorme preoccupazione, perché il fatto di attendere i risultati di studi è una cosa positiva, perché vuol dire che ci si mette nella posizione, nella prospettiva di apprestarsi a fare delle scelte che comunque dovranno tenere conto in qualche modo di questi progetti, perché capite bene che sarebbe un controsenso se uno dice aspetto e poi non ne tengo di conto, perché sarebbe smaccatamente una cosa criticabile, cioè aspettare dei risultati e poi non tenerne di conto. Sarebbe molto più facile prendere le decisioni subito senza aspettare i risultati.
La preoccupazione sta sul fatto che spesso, io non credo questa volta, non voglio pensare questa volta né a Arezzo né a Lanciano, da parte della provincia di Chieri, ma spesso le amministrazioni, davanti alle difficoltà e alle complessità della situazione, alle pressioni dei cittadini, alle pressioni delle associazioni di categoria di tutti i tipi, perché si dice associazioni ambientaliste, no, associazioni di categoria, sindacati, tutti quelli che hanno stakeholders, cioè tutti quelli che hanno, portano degli interessi, e quindi anche i lavoratori ovviamente che lavorano e che possono perdere il posto di lavoro soprattutto, no? Di fronte a queste situazioni complesse, come dire, la difficoltà di scelta da parte delle amministrazioni poi porta a dire: meglio prendere tempo, cosa c'è di meglio di un progetto che abbiamo, che è lì e aspettiamo il progetto. Allora, siccome noi queste cose le sappiamo, è bene metterle tutte sul tavolo, e questo è buono, è cosa buona questa che il sindaco e gli amministratori le abbiano messe in modo palese e trasparente sul tavolo, cioè hanno detto: noi attendiamo. Questo per noi è musica per i nostri orecchi, grande, e ci dà grande responsabilità. Qui è stata fatta la scelta del no all'inceneritore, ad altre parti è stata fatta la scelta del sì all'inceneritore. Qual è la soluzione giusta, qual è la soluzione sbagliata, l'abbiamo detto, non c'è. Il ciclo, bisogna vedere come si ottimizza prima il ciclo e poi dopo l'impianto che rimane da fare, gli impianti che sono sufficienti per affrontare questo problema guardando nel futuro, cioè no, non guardando nel passato ma guardando nel futuro. È stato evocato il tema dell'emergenza. Io ho lavorato 8 anni, 10 anni in Campania sull'emergenza, un'emergenza che non finisce mai. Quindi il termine emergenza nella lingua italiana si dovrebbe usare quando effettivamente c'è una situazione puntuale d'emergenza. Se uno usa il termine emergenza per 10 anni significa che c'è una stortura in sé, e quindi questo tema dell'emergenza viene evocato per spaventare, spaventa i cittadini, spaventa le persone, e non serve affrontare il problema, perché sotto l'emergenza non si affrontano meglio i problemi, si affrontano peggio sotto l'emergenza. Quindi questo tema dell'emergenza va usato con grande precauzione. Di fronte a questo, questo progetto può dare alcuni spunti e alcuni risultati. Noi ci apprestiamo a fare tutte le valutazioni che sono scritte nel protocollo, che sono trasparenti perché si possano andare a vedere nel sito web, sia a Arezzo che a Lanciano, le misure ambientali che servono per fare una valutazione su effettivamente quali sono gli impatti nel territorio, sia le misure di salute, che non è mai stato fatto. Troppo spesso sulla salute si dice: o le cose sono a posto, tutto in linea, oppure tutto fuori linea, qui ci sono più tumori, qui ci sono, e si fa più malattie, e si fa il nesso di causalità, quando si dice in una zona dove c'è un inceneritore ci sono più malattie, quindi è colpa dell'inceneritore. Se fosse così facile io cambierei mestiere, non ci sarebbe bisogno dell'epidemiologi. Non ci sarebbe bisogno di chi studia sui nessi sulle evidenze, sulle causalità, perché se fosse così facile che c'è una produzione e che siccome ci sono malattie in più dipendano da quello, sarebbe effettivamente una cosa scolastica. Il problema è che non è così, non è così semplice. Quindi bisogna queste cose farle bene, con i metodi corretti e accreditati, misurare chi è esposto, il tema dell'esposizione, perché sapere che ci sono delle emissioni di diossine non significa, o delle emissioni di polveri non significa che le popolazioni che stanno all'intorno sono tutte esposte nello stesso modo a quel tipo di emissione, perché contano i venti, contano i modelli di ricaduta,
contano chi abita lì, conta chi è residente lì ma magari se ne va e sta tutto il giorno fuori, oppure chi non è residente è un lavoratore che è residente altrove ma poi sta lì ed è esposto. Cioè capite bene che la cosa è molto complessa, molto molto complessa. In più all'aspetto ambientale e a quello sanitario c'è l'aspetto socio-economico, che noi abbiamo messo dentro il progetto perché, dicevo, c'è un pizzico di follia anche nella che ci motiva, e ci abbiamo messo anche il tema socio-economico. Quando diciamo il tema socio-economico, che verrà trattato da una relazione appropriata dopo nel proseguo della mattinata, non diciamo solo le questioni dei costi delle scelte, di quanto queste cose impattano nei bilanci comunali o provinciali, ma diciamo anche tutto quello che si reverbera sul cittadino, perché capite bene che se uno ha un'abitazione e che sta in una zona più inquinata, non c'è solo un problema che è esposto, c'è anche un problema di perdita del valore di quell'abitazione. Oppure se uno lavora in una zona, no, o se ha costruito, quindi cioè, intuite che la questione socio-economica non è ristretta, è una questione molto molto ampia. Allora, i risultati attesi quali sono? Sono operare confronti su basi scientifiche allo scopo di individuare il sistema di trattamento meno impattante su tutte e tre le componenti principali, quella ambientale, quella sanitaria e quella socio-economica, individuare e suggerire le migliori tecniche disponibili per minimizzare gli impatti, suggerire misure per migliorare e razionalizzare le politiche di gestione della filiera del rifiuto, coinvolgere le popolazioni locali in tutto questo, rendere consapevole la cittadinanza sul ruolo determinante che essa può e deve avere nella pianificazione territoriale complessiva. Si tratta di pianificazione, i rifiuti così come le questioni urbanistiche attengono a tutta la pianificazione. Mettere a punto ed eventualmente esportare un sistema integrato di valutazione che coinvolga diverse discipline, fornire un contributo per uniformare le tecniche di valutazione e le politiche decisionali. Cosa significa l'ultimo punto? Significa imparare insieme a scegliere e decidere sulla base delle evidenze, quello uso etico delle evidenze da cui sono partito, perché è la cosa che facendo il ricercatore mi sta più a cuore. Perché? Perché siccome si fa i ricercatori, ma non facciamo i ricercatori di base su puri, ma facciamo i ricercatori che si occupano di temi che poi sono temi di sanità pubblica, è evidente che in noi c'è frustrazione quando produciamo dei risultati che poi non vengono neanche considerati, e che invece in noi c'è soddisfazione quando produciamo dei risultati che poi vengono presi in considerazione. E quindi sarebbe sciocco se io dicessi che per noi è uguale produrre, una volta che abbiamo prodotto dei risultati abbiamo finito il nostro scopo. È vero, in termini formali, quando abbiamo prodotto i risultati, abbiamo fatto una buona pubblicazione, abbiamo risposto alla Commissione Europea, abbiamo prodotto il report finale del progetto e evidentemente abbiamo assolto al nostro compito di fondo, ma è anche vero che poi queste cose devono comunque essere, diciamo, implementate in qualche modo, e quindi il compito del ricercatore non finisce lì, è una cerniera fra la ricerca e quelle che è invece la gestione della cosa pubblica. Quindi io penso che ho esaurito il mio tempo, ho fatto un'illustrazione ampia che lascia lo spazio agli interventi che seguono, che invece entreranno più nel dettaglio. Grazie. Grazie dottor Bianchi. La parola a Maria Elisa Zuppiroli del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. E
buongiorno a tutti, io rappresento il coordinamento Agenda 21 locali italiane e innanzitutto vi saluto da parte del mio direttore, la dottoressa Luisa, che non è riuscita a venire a questo incontro di Lanciano, quindi porgo le sue scuse per questa assenza. Allora, il coordinamento Agenda 21 locali italiane, vi dico che cos'è, è un'associazione italiana di enti locali e regioni che si occupano di Agenda 21 e sviluppo sostenibile, quindi sono enti locali che hanno attivato dei processi partecipativi a livello locale in maniera volontaria. Noi lavoriamo come associazione, quindi i nostri enti lavorano in processi partecipativi e vi do una definizione di partecipazione. La partecipazione è una dinamica relazionale tra due o più soggetti nell'ambito di una determinata attività. Sono delle interazioni sociali che può essere un singolo incontro o un qualcosa di più strutturato, come è in realtà l'Agenda 21, e dopo vi farò vedere che cos'è un'Agenda 21, in cui vengono coinvolti i cittadini, vengono coinvolti quelli che il dottor Bianchi ha definito gli stakeholders, in italiano in genere viene tradotto come portatori di interesse, quindi sono cittadini, ma sono anche associazioni che sono interessate a un determinato argomento che viene affrontato in maniera partecipativa. Viene usata la parola, quindi sono incontri in cui si parla, si discute, si decide insieme, tutti allo stesso piano. E sono rivolte quindi, come vi dicevo prima, alla risoluzione di una soluzione che può essere percepita come problematica oppure per decidere qualcosa che abbia un interesse a livello locale e per quanto riguarda la comunità naturalmente. Perché la partecipazione è importante? Perché la partecipazione serve all'ente locale, all'amministrazione per avere una governance di tipo efficace. Devono essere dei processi di tipo trasparente e inclusivo. L'ente locale deve riuscire a capire quali sono le condizioni su cui lavora, quali sono le idee dei propri cittadini. Quindi questo lo aiuta a migliorare la performance democratica, le politiche e anche i servizi che fornisce alla città. Sono processi quindi di tipo trasparente. E quindi deve fornire delle informazioni ai cittadini e agli stakeholders naturalmente e rendere il processo di policy making accessibile e cooperativo e deve essere inclusivo e quindi deve coinvolgere le più voci possibili. È necessario riuscire a sentire l'opinione di più persone o comunque di più stakeholders. I livelli di partecipazione possono essere vari, si passa da un processo di tipo informativo in cui si danno delle informazioni su una decisione o su qualcosa che si vuole comunque fare. Può essere di tipo consultativo, può essere di tipo cooperativo, dove si coinvolge maggiormente la partecipazione e si decide di prendere in considerazione delle decisioni prese, e poi c'è il cosiddetto empowerment, dove si delega proprio al cittadino la possibilità di scegliere su determinati temi. Dal punto di vista proprio normativo, diciamo così, i processi di Agenda 21 si sviluppano all'interno di documenti di tipo internazionale. L'Agenda 21 dove è nata? L'Agenda 21 è nata a Rio de Janeiro durante una conferenza ONU, che era il Summit della Terra di Rio de Janeiro nel 1992. Lì è stata creata l'Agenda 21, dove per agenda in inglese sta per ordine del giorno, 21 è per il XXI secolo. E lì è stata creata l'Agenda 21 e lì c'è proprio un capitolo di questo documento che è stato firmato dagli Stati membri, in cui proprio si parla dell'ente locale che deve includere la propria comunità locale nelle decisioni, deve attivare dei processi di tipo partecipativo. A livello europeo un documento fondamentale è il libro bianco sulla governance del 2001 e poi successivamente abbiamo il documento conclusivo della conferenza che viene definita Rio+20, perché è la conferenza successiva a Rio del 92, naturalmente 20 anni dopo, e si è sviluppata quest'anno nel 2012. A livello italiano invece abbiamo come struttura, vado naturalmente su diversi livelli, abbiamo innanzitutto un riferimento
alla partecipazione o comunque alla partecipazione dei cittadini, dei singoli o comunque degli associati nello svolgimento di attività di interesse generale nella Costituzione, in particolar modo nell'articolo 118, ma esistono in Italia anche degli esempi di leggi di tipo regionale che parlano proprio in maniera specifica della partecipazione per quanto riguarda gli enti locali. Quindi in questo caso le regioni che hanno attivato queste leggi sono l'Emilia Romagna, la Toscana e l'Umbria. E per quanto riguarda la regione Abruzzo, nel 2005 ha firmato la risoluzione di Göteborg, che è un documento del 97, esatto, è del 97, che dà alle regioni un ruolo chiave per quanto riguarda la disseminazione, la comunicazione o l'attivazione di processi di sviluppo sostenibile, ma fa un particolare riferimento ai processi di Agenda 21. Questo documento è stato firmato dalla Regione Abruzzo nel 2005. Vi leggo solo questo articolo, che è proprio sulla risoluzione di Göteborg. La conferenza di Göteborg conclude che ruoli fondamentali sono svolti dall'informazione e dall'educazione, dalla comunicazione e dalla partecipazione dei cittadini negli sforzi intrapresi verso uno sviluppo sostenibile, specialmente nell'ambito del protesto del processo di Agenda 21. Quindi già qui si capisce che il processo partecipativo anche a livello regionale ha una forte connotazione. E un elemento fondamentale, che poi è un elemento che caratterizza anche l'incontro di oggi, è la comunicazione. In ogni processo di tipo partecipativo è necessario avere una buona comunicazione e comunicare ai cittadini e agli stakeholders durante tutte le fasi del processo. Una comunicazione deve essere chiara, concisa, deve essere autorevole, aggiornata, deve avere determinate caratteristiche, deve essere comunque anche targetizzata rispetto alle persone con cui si discute, perché altrimenti questo potrebbe comunque togliere del valore al processo di tipo partecipativo, quindi ha un ruolo di supporto per quanto riguarda la partecipazione, perché va a motivare le persone che partecipano al processo, dà una specie di senso di responsabilità anche alle persone. Ora, quello che ho voluto fare con questa presentazione è quello di presentare quali sono i vantaggi che derivano all'ente locale, ma anche in maniera mutuale anche alle persone che partecipano ai processi partecipati. E dal punto di vista culturale rinvigorisce i processi democratici locali, contribuisce a creare consensi e a migliorare l'articolazione dei processi decisionali. Contribuisce a far vivere l'approccio del pensare globalmente e agire localmente, che è poi il principio fondamentale dello sviluppo sostenibile, amplia la conoscenza dei temi in oggetto di discussione e delle loro implicazioni pratiche, contribuisce a investire sul capitale umano e sociale della comunità locale, in quanto interagisce direttamente con essa, promuovendo una maggiore informazione, l'educazione e formazione conseguente consapevolezza degli attori coinvolti. E permette di avere prospettive multisettoriali, perché i processi partecipativi possono essere applicati comunque a più settori, non necessariamente all'ambiente, ma a più settori, quindi per esempio sanitario, economia e quant'altro, e di valorizzare le diversità socioculturali di una comunità. Dal punto di vista relazionale, cosa che io considero fondamentale in processi di tipo partecipativo, crea un senso di identità e appartenenza e corresponsabilità dei cittadini verso la comunità e una maggiore condivisione rispetto agli obiettivi di sostenibilità che l'ente vuole attivare, favorisce un maggior dialogo ed empatia tra gli attori e di questo diventa una maggiore legittimazione e fiducia. Dal punto di vista organizzativo e gestionale, invece, stimola lo sviluppo delle capacità, delle competenze e delle conoscenze, quindi quella che viene definita il building capacity delle persone che vengono coinvolte. E rinforza la consapevolezza sulla complessità e le implicazioni nel governo della comunità locale, quindi permette
importante al cittadino di conoscere meglio che cosa fa il proprio ente locale, contribuisce a prevenire futuri conflitti e rende il percorso più rapido, evidenziando gli aspetti prioritari su cui concentrare le risorse. Come vi dicevo prima, i processi partecipati è come se fosse un ombrello di tutti i processi, i piani che un ente locale può attivare e può essere applicato su più settori. Io qui ho fatto una lista di alcuni dei progetti partecipati che ho, di cui sono a conoscenza, ma questa non è naturalmente esaustiva. Processi di Agenda 21, processi di tipo partecipato, ce ne sono sempre stati e ce ne saranno sempre, anche perché in Italia ci sono delle realtà estremamente avanzate da questo punto di vista. Ci sono degli enti locali che fanno processi, io indico solo processi partecipati, ma naturalmente anche Agenda 21, da molti anni, quindi è come se si fosse strutturato all'interno dell'ente locale e a volte non riescono a fare altro che processi partecipati, però ogni cosa cerca di coinvolgere comunque la comunità locale, quindi si è ben creata una bella struttura all'interno di questi enti locali. Ora, per quanto riguarda la VIS, che è l'argomento della giornata, allora, vi do la definizione della VIS. Allora, è una combinazione di procedure, di metodi e di strumenti con i quali è possibile stimare gli effetti sulla salute di una popolazione, di piani, progetti e politiche e la distribuzione di questi effetti sulla popolazione. Ora, la VIS è uno strumento innovativo e flessibile e considera in tutti i suoi vari passaggi la partecipazione, che può essere o di tipo informativo o di tipo consultativo. Quindi la valutazione di impatto sanitario è un processo di tipo partecipativo perché attiva questo tipo di politica. Quindi, per come ha detto anche il dottor Bianchi, il sindaco abbia spiegato molto bene che cosa si richiede, che cosa fa comunque una VIS a livello locale, la VIS valuta quindi i rischi potenziali per la salute, migliora le informazioni a supporto delle decisioni perché c'è un rapporto di dati e un'elaborazione dei dati, individua le criticità, coinvolge gli attori e promuove un approccio multisettoriale e multidisciplinare. Multisettoriale perché comunque la valutazione di impatto sanitario può essere applicato a più settori, può essere applicato all'urbanistica, può essere applicato a quello dell'ambiente e quant'altro, e multidisciplinare perché anche in questo caso, come diceva il dottor Bianchi, si parla di epidemiologia, si parla di economia, ci sono vari fattori da prendere in considerazione. Quindi voi capite che questa, la valutazione di impatto sanitario così come è stata costruita e come viene attivata è uno strumento che può essere molto utile a un ente locale per prendere delle decisioni in merito di politiche pubbliche. È uno strumento molto flessibile e molto utile perché è anche uno strumento che tende anche a creare un'identità al lavoro. Questo perché? Perché vengono ridotte le incertezze sugli effetti attesi, vengono informate decisioni, si migliora la qualità delle decisioni che permette a parte del locale perché hanno in mano una situazione generale per quanto riguarda l'impatto sulla salute e aumenta naturalmente la consapevolezza dei cittadini che vengono coinvolti in questo processo. Ora, all'interno del progetto, quindi vi ho spiegato che la valutazione di impatto sanitario è un processo di tipo partecipato. Il processo di tipo partecipato può avere diversi livelli e quello che noi vogliamo fare all'interno del nostro progetto H21 è quello di applicare un processo codificato, forte, strutturato. Qual è la metodologia Agenda 21, che è quella che è stata istituita con la conferenza di Rio nel 92. L'Agenda 21 quindi è uno strumento già codificato, ha degli step ben precisi che devono essere seguiti, naturalmente è flessibile sulle varie modalità e quant'altro, però gli step devono essere chiari.
Infatti, se voi vedete, nella prima tabella, fase del processo partecipato, abbiamo quattro fasi. Innanzitutto l'Agenda 21 ha una fase di avvio, poi vengono analizzate tutte le problematiche, vari scenari e quant'altro, viene definito il piano di azione, quindi quello che si può fare a livello locale, le varie azioni, e viene seguito da un processo di attuazione e infine di monitoraggio. Monitoraggio e una valutazione sono molto utili perché, diciamo, aiutano anche a sistemare il tiro. Infine abbiamo questo come si sviluppa. Si sviluppa con due strumenti che sono fondamentali: il forum di Agenda 21, che è un forum iniziale, è un'assemblea, definiamolo un'assemblea iniziale, dove partecipano tutti gli stakeholders che vogliamo coinvolgere all'interno del progetto e i gruppi di lavoro all'interno del progetto, del processo di Agenda 21. Come si lavora quindi? Abbiamo prima questo cosiddetto forum, quindi c'è un incontro del forum di Agenda 21 che coinvolge i cittadini, informa i cittadini, li fa lavorare, li fa partecipare e coinvolge anche i famosi stakeholders, i portatori di interesse. Sono delle vere e proprie assemblee in cui si discute. All'interno di queste assemblee, di questo forum, vengono decisi i temi da discutere all'interno del processo di Agenda 21. Questi argomenti verranno successivamente, in un certo periodo di tempo, trattati da dei gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono molto importanti perché lavoreranno solo su un determinato argomento, su un determinato tempo, secondo un determinato calendario. Sono persone fondamentalmente che si troveranno e si metteranno lì a discutere su quell'argomento in modo da riuscire a trovare delle azioni o comunque dei suggerimenti da fornire all'ente locale per le fasi successive. La presenza degli stakeholders è molto importante perché deve garantire comunque la massima rappresentatività, la legittimazione tra l'ente locale e la cittadinanza, ma deve essere anche responsabile, quindi deve comunque dare la disponibilità a seguire il percorso dall'inizio alla fine e a negoziare su diverse posizioni differenti. Quindi si parte dall'idea di avere un approccio di tipo propositivo. Queste sono le regole principali per quanto riguarda l'Agenda 21. Hanno tutti i diritti di parola, si interviene, ognuno parla con gli interventi di tipo breve ma utili alla sessione, devono riguardare l'argomento all'ordine del giorno. Infine, come vi dicevo prima, ci deve essere un impegno da parte della persona, quindi deve partecipare agli incontri e si riparte volta per volta dai risultati raggiunti dalla sessione precedente. Si condivide il verbale della riunione, non si vota ma si cerca una soluzione di tipo condiviso e vengono messe in evidenza tutte le posizioni diverse, cercando comunque di trovare un punto di accordo. Ora, voi capite che un processo di tipo partecipativo, così come viene impostato l'Agenda 21, dove c'è l'ente locale e gli stakeholders, ha bisogno di una figura esterna, di una figura neutra. Questa figura è la figura del facilitatore. Il facilitatore è una persona che aiuterà i gruppi di lavoro e il forum a tirare fuori la soluzione, l'idea che possa andare bene a tutti. È una figura quindi esterna, mette tutti sugli stessi piani durante gli incontri, garantisce l'effettiva partecipazione, quindi solleciterà i contributi delle persone e quant'altro, tirerà fuori le idee e farà un sunto fondamentalmente, un sunto che vada bene a tutta la sessione. Favorisce la capacità progettuale dei partecipanti e predispone il verbale degli incontri. Una volta finiti gli incontri dei gruppi di lavoro, si tornerà all'interno di un forum, quindi a un'assemblea tutti insieme per decidere cosa fare successivamente. Sono i vari step dell'Agenda 21. Io ho messo queste
queste ultime slide invece sono su un progetto che è stato fatto dalla Regione Emilia-Romagna, dell'Arte Emilia-Romagna. È un processo che ha monitorato degli inceneratori, perché qui si parla sì di ciclo di gestione dei rifiuti, sugli inceneritori in Regione Emilia-Romagna. È stato un progetto particolarmente importante. E qui si parla di discariche, però comunque io ho voluto portarvi questo progetto perché il progetto Monitor ha studiato anche gli inceneritori da parte della comunicazione e della partecipazione degli enti locali che hanno gli inceneritori nella propria zona. E vi consiglio, se siete interessati comunque a vedere, a leggere delle cose su questo tipo di approccio, quindi la partecipazione e anche la comunicazione per un ciclo di rifiuti, vi consiglio di andare a cercarlo su internet, Monitor Emilia Romagna. Queste sono le pubblicazioni che sono state fatte, le fonti naturalmente delle mie informazioni, e questo è l'indirizzo del coordinamento. Spero di essere stato nel tempo. Grazie. Grazie. Bene, adesso la parola al dottor Lucio Zinni, ISDE Italia, delegazione neocostituita provincia di Chieti. Poi avremo una pausa, quindi il coffee break per svegliarci un po' e riprendiamo subito il lavoro. Buongiorno a tutti. E vedete, io vi parlerò della opportunità di sviluppare nella nostra provincia, grazie, dell'opportunità di sviluppare nella nostra provincia una rete di medici sentinella, proprio a partire da questa progettualità. Ma prima di tutto mi piacerebbe farvi vedere una cosa, che è un capolavoro italiano. Grazie signore, guarda dove lo aso, che si è pronto in creatura, hai capito? Guarda quanto sono belli i pesci, grazie a Sara. Andiamo a segnare, arrivederci, senta la metà macchina. Ciao. No, andiamo. Ciao. Questa roba? Che cosa? E pesce, tutta questa roba che ti può mangiare, non siete come fede, la può tutto. Visto la scena di un film abbastanza celebre che molti di voi avranno sicuramente visto, si tratta di Gomorra, uno splendido film italiano premiato a Cannes qualche anno fa di Matteo Garrone, tratto da un libro altrettanto bello di Roberto Saviano. Abbiamo visto una scena in cui una signora regala, una contadina presumibilmente, regala con gesto estremamente gentile una cassetta di frutta a questi due signori. Memorizzate questa scena perché io poi ve la richiamerò. Per adesso la lascio così. Chi ha visto il film sa già perché di questa cosa e perché quella frutta viene buttata immediatamente dopo. Chi non ha visto il film aspetterà la fine. ISDE Italia, io rappresento qui indegnamente questa associazione neocostituita a Chieti, ma la rappresento perché partner nazionale di questa progettualità, e anzi porto le scuse del dottor Roberto Romizzi, che è il nostro presidente nazionale, che non è potuto essere qui con noi oggi. ISDE, come vedete, è un'associazione di medici, fondamentalmente di medici e di operatori nel settore della sanità, che si occupa fondamentalmente di promozione e diffusione delle conoscenze in materia di ambiente relativamente
alla salute. I medici tutti si dovrebbero occupare di ambiente. Questo è l'articolo 5 del nostro nuovo codice deontologico. Il medico favorisce e partecipa alle iniziative di prevenzione, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di promozione della salute individuale e collettiva. E il medico è tenuto a considerare l'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora quale fondamentale determinante di salute. Memorizzate questa locuzione, determinante di salute, perché ne parleremo fra pochissimo. Ora, i medici hanno varie funzioni, sono dislocati a vari livelli nell'ambito della sanità pubblica, lavorano nei dipartimenti di prevenzione, medici di medicina generale, pediatri, medici ospedalieri. Tutti quanti questi valutano, vedono pazienti con dei problemi. Ma la loro formazione, formazione di tutti questi medici, è oggi adeguata alle nuove esigenze, alle esigenze di questo ventunesimo secolo, con tutto quello che è cambiato nel mondo e nella società? Una rivista molto autorevole nell'ambito della letteratura scientifica, il British Medical Journal, qualche anno fa individuava tra le varie criticità relative alla formazione anche universitaria dei nuovi medici, tra le criticità c'è la mancata conoscenza delle correlazioni tra salute, fattori socio-economici, culturali e ambientali. Questi sono i determinanti di salute. I determinanti di salute, cioè, sono tutte quelle cose che concorrono in maggior o minor misura a far sì che una popolazione e gli individui di una popolazione abbiano più o meno salute. E così, dando una definizione molto schematica e molto generale, noi abbiamo dei fattori, dei determinanti non modificabili, che sono quelli legati alla genetica, al sesso, all'età. Cioè, non possiamo intervenire, in poche parole, per cambiare queste cose, che sono condizioni date. E poi ci sono i fattori socio-economici, fattore ambientale, quindi aria, acqua e alimenti, abitato, ambiente sociale e culturale, gli stili di vita, l'accesso ai servizi. I determinanti di salute solo per il 10% dipendono dai servizi sanitari dislocati in un determinato territorio, per il 90% dipendono da tutte queste altre situazioni. E quanto incide l'ambiente sulla salute? Questa è una pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si stima che il 24% delle malattie, il 23% delle morti possa essere attribuito a fattori di tipo ambientale. Più di un terzo delle patologie infantili sono attribuibili a fattori ambientali modificabili. Un esempio, e questo mette in correlazione il particolato con gli effetti sulla salute, cioè in percentuale gli effetti sulla salute umana per un incremento di 10 microgrammi di particolato PM10. Lo spiego perché ci sono moltissimi giovani e la cosa mi fa molto piacere. Il PM10, di cui sentite parlare anche al telegiornale, sono tutte quelle particelle, in genere legate al traffico veicolare, impianti termici, eccetera, localizzate nell'aria, che sono al di sotto di 10 micron di grandezza. Il PM2,5 è tutto ciò che c'è al di sotto di 2,5 micron. Quindi sono particelle che entrano nei tessuti. Il PM2,5, che viene ancora misurato troppo poco, è uno degli elementi più pericolosi dell'inquinamento dell'aria. E come vedete, un incremento di 10 microgrammi moltiplica esponenzialmente dello 0,6, dell'1,3, del 6% nel caso del PM2,5, la mortalità generica. E poi ci sono gli altri aspetti.
Le categorie di inquinanti, molti di voi o per sensibilità personale o per aver studiato specificamente queste cose, conosce queste sostanze, dall'anidride solforosa a tutte le altre, i composti volatili, agli idrocarburi policiclici aromatici. Ma ci sono anche altri inquinanti che noi dobbiamo considerare e che non sono e che si comportano come interferenti endocrini e come regolatori genetici. Li vedremo magari dopo. Sono le nuove frontiere dell'inquinamento. Oltre all'inquinamento dell'aria c'è anche un inquinamento del suolo e ovviamente del sottosuolo. E qui io ho espunto soltanto alcuni degli inquinanti solidi, liquidi e gassosi che possono inquinare il suolo in relazione ai rifiuti semplicemente quelli accumulati, i rifiuti urbani. Gli effetti sulla salute da inquinamento del suolo possono essere classificati come acuti, ma molto più spesso come cronici, da acque contaminate o da ingresso di sostanze tossiche nella catena alimentare. E questi effetti si chiamano cancro, danni cerebrali, danni renali, leucemie, tossicità epatica, disturbi neuromuscolari. Per dire di effetti, chiamiamoli così, banali rispetto a quelli appena elencati, ci sono anche nausea, vomito, cefalea, irritazioni oculari e dermatiti. E però molto spesso, e torniamo alla formazione dei medici e anche dei cittadini, molto spesso non consideriamo, quando abbiamo di fronte un problema di questo genere, non consideriamo che esso possa essere correlato con l'ambiente di vita del paziente, del cittadino. Oltre a questi disturbi si vanno studiando anche questi, quelli degli interferenti endocrini, cioè delle sostanze che si comportano come ormoni, e in questo caso fungono da mimetici, oppure che interferiscono con il rilascio di ormoni naturali, con la produzione di ormoni, e producono malattie. I regolatori genetici addirittura intervengono attivando o spegnendo geni come le molecole prodotte dal DNA e quindi trasmettendo il danno alla prole. Sono, come diceva il dottor Bianchi nell'intervento che mi ha preceduto, tutto il problema dell'inquinamento è un problema estremamente complesso. Il problema della gestione, dello smaltimento dei rifiuti è esso stesso un problema complesso e non esiste una soluzione univoca. Certo è che bisogna coinvolgere sempre di più, e questa iniziativa è assolutamente lodevole, coinvolgere sempre di più i cittadini nelle scelte, altrimenti andiamo incontro, come stiamo andando incontro, a situazioni di questo genere, un inspiegabile apparentemente aumento in Europa di incremento dei tumori infantili, per esempio. Noi non smetteremo mai di sottolineare questo aspetto, cioè il principio di precauzione, ed è una cosa di cui intendo parlarvi un attimo, non è il non fare niente, è un principio riconosciuto dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea ed è un approccio alla gestione del rischio di fronte a un problema di ambiente e salute. Cioè quando c'è una situazione di incertezza scientifica, quando le prove non depongono nettamente a favore di una determinata scelta, vale il principio di precauzione, cioè bisogna ristudiare il problema.
può studiarlo in maniera più dettagliata. Occorre insomma ad oggi una presa in carico professionale di tipo medico, in questo caso, perché altre professioni l'hanno già fatto. Occorre una presa in carico professionale di tutte le tematiche ambientali, interpretando la salute come variabile dipendente del contesto ambientale. In questo senso si propone di costituire una rete di medici sentinella di medicina generale. Questi medici sentinella sono fondamentalmente medici di medicina generale, medici di famiglia, che possano monitorare l'incidenza, la prevalenza e la progressione di determinate malattie individuate o di una serie di patologie in gruppi di popolazione in zone geografiche prestabilite. Finora sono state fatte delle esperienze di reti di medici sentinella e hanno riguardato alcune malattie come il diabete, come l'influenza, l'Influnet per esempio è una rete di medici, e l'AIDS. ISDE ha promosso in diverse parti d'Italia reti di medici sentinella, e in particolare mi viene in mente per esempio in Basilicata, in Campania nella zona di Caserta, e questi medici devono segnalare in tempo reale le eventuali cause patogene dimostrate o anche solo sospettate quando possano essere in relazione all'ambiente. Questo è l'esempio appunto di Caserta, dove 20 medici di famiglia nel 2010 hanno mappato la distribuzione sul territorio dei loro assistiti che erano colpiti da tumore, bronchite cronica, allergie o patologie gastrointestinali, e hanno tratto quelle conclusioni che poi ovviamente è compito degli epidemiologi andare a valutare. Ora io vi faccio vedere, a proposito di Caserta e di Napoli, una cosa che sono andato a vedere preparando questa relazione. Sono andato sul sito del Ministero della Salute e vi metto in relazione due cose, finisco immediatamente. Questo è il sito ufficiale del Ministero della Salute, vi metto in relazione riguardo al problema dei rifiuti, con relazione ai rifiuti malattie. Data dell'ultimo aggiornamento di questa pagina è il 21 maggio 2008. La data non è casuale, voi siete, vedo moltissimi giovani che nel 2008 come dire, erano ragazzini probabilmente, quindi non sanno cosa è accaduto. Li invito anzi a andare a guardare cosa accadeva in quei giorni. Era uno dei momenti dell'emergenza perenne e c'era una transizione di governo. Pochi giorni dopo noi abbiamo appreso che miracolosamente il problema era risolto. Da allora questa pagina non è aggiornata. Ma non finisce qui. Tutta la pagina relativa al problema dei rifiuti del Ministero della Salute tende ad una tranquillizzazione che non ha fondamento. Io non dico che bisogna essere terroristi, assolutamente, ma nemmeno si può tranquillizzare in maniera pregiudiziale. Perché quando si viene a dire, per esempio, che tra il biogas, questo è nelle FAQ della pagina, aggiornata anch'essa al 21 maggio 2008, quando si viene a dire che tra i biogas che vengono, come dire, che vengono immessi nell'atmosfera da rifiuti accumulati c'è anche idrogeno solforato, che è quello responsabile della puzza di uova marce, e si dice state tranquilli, non è proprio così, perché l'idrogeno solforato è questo, e c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci dice che quando dà puzza di uova marce siamo a un livello 100 volte superiore alla soglia tollerata consentita, perché ha degli effetti sulla salute che sono quelli che vedete lì sotto. Ancora dal sito del Ministero, una delle facce: c'è aumento di tumori in Campania, e anche qui c'è una tranquillizzazione assoluta dicendo che
c'è sì, un aumento di tumore del fegato, che nelle donne aumenta l'incidenza di tumore della mammella e della tiroide, negli uomini aumenta il tumore della prostata, aumenta l'incidenza del cancro del colon retto, ma in generale insomma non c'è una variazione rispetto ai registri tumori di altre zone d'Italia. E ancora una volta c'è questo meccanismo di tranquillizzazione. Ma pochi giorni fa, proprio all'inizio di questa settimana, è stato pubblicato il rapporto, per ora finale, l'ultimo, relazione del gruppo di lavoro che ha lavorato sulla situazione epidemiologica della regione Campania, in particolare nelle province di Caserta e Napoli. Ora, nell'area di registro di Napoli si osservano rischi di incidenza generalmente più elevati rispetto al valore stimato regionale per i tumori di polmone, fegato, vescica e laringe. Questi eccessi, ci dice il report, sono in buona parte riconducibili a fattori di rischio noti principalmente la prevalenza di infezioni da virus per l'epatite C, B e per la prevalenza di fumatori. Ecco, le cose che ha detto prima il dottor Bianchi sono sacrosante, cioè non si può dire con assoluta certezza, ovviamente, che questo è correlabile con il problema dei rifiuti, e non si può dire con certezza quanto si afferma qui sotto, assolutamente no. Quindi noi siamo semplicemente per mettere in discussione e rivalutare continuamente le verità scientifiche, quelle prove, quelle evidenze che hanno un valore assolutamente etico. In questo report si dice che potenziali implicazioni sulla salute non possono essere escluse. Report ufficiale. Non c'è nesso causale accertato tra esposizioni a siti di smaltimento di rifiuti specifici e specifiche patologie, ma questo implica l'applicazione di un principio di cautela. Nello stesso report sono riportati correttamente, il report sono 184 pagine, quindi è piuttosto corposo, estremamente documentato, ma sono riportati anche studi di epidemiologi, studi validati con prove che dicono queste cose. Questo è del 2007, piccolo ma significativo eccesso di rischio in diversi esiti riproduttivi avversi. Anche se non c'è la certezza, io ripeto, non sto dicendo che siamo assolutamente certi, è ovvio che si prenderebbero provvedimenti immediati. Poi c'è un lavoro italiano riportato nello stesso report, e questo è del 2010. Sono state rilevate numerose associazioni positive statisticamente significative. Statisticamente significative vuol dire che non sono imputabili al caso, fra salute e rifiuti pericolosi. E questo trend di rischio di aumento riguarda la mortalità generale, cioè c'è un aumento medio del 2% per ogni classe, uomini e donne, e per quei tumori che vedete elencati in rosso secondo le percentuali che sono lì elencate. Finisco, e l'ultima, se volete avrete adesso la risposta al gesto che avete visto all'inizio su quella frutta che viene buttata via dopo essere stata regalata. Lo stesso film, ed è il convitato di pietra, i fattori socio-economici fino 50 oggi. La sua offerta. La nostra azienda è in grado di dimezzare i costi, 25 centesimi al chilo. È buono. Ma è tutto green, come dicono gli Stati Uniti? Trattandosi di rifiuti tossici, certificazione, stoccaggio e trasporto. Certificazione, stoccaggio e trasporto. Ha portato con sé un contratto che posso visionarlo? Certo. Vabbè. Se lei ha delle perplessità, le posso dire che l'intero ciclo di smaltimento finisce direttamente nelle discariche di Piacenza. No, si figuri. Non una correttezza di informazione. No, io la ringrazio della sua corretta informazione, ma a me interessa sia clinico che non medica. Questo non è che mi interessa, capisci? La nostra azienda è in grado di smaltire i rifiuti della sua fabbrica produce in un anno.
800 tonnellate. 800 tonnellate. Scordate. Mi interessa molto. Mi ripeto, osserviamo diverse aziende, insomma. Siete informati? No, no, ho già fatto. Ho già fatto questo. Non si può, ho già fatto. Però, come vedo, siamo nella massima trasparenza. Assolutamente. Mi chiamo Emanuele De Verone, che cosa mi chiama? Il mio amante. Esattamente. Rifiuti la consigliera di mettere nulla da? No, non rifiuta a sé. Allora dove? Non trovo sul cadavere dove. Ecco, 04. Sono tra quelli di carne rossa e più pericolosi. Mangi sgrassature esaurite con contenuti solventi senza fase liquida. No, questo non vanno bene. Allora 411. Rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura. Questi vanno bene. Tutta la roba della terra si prende, gli si chiama qualcosa, questo è vero. Fertilizzato, roba. Fertilizzato. Ci rimangono fuori solo del rispazzamento liminale. No. Su 60 grammi. No. Rimane di San Felice? Sono piccolo. Secondo me no. Guarda. Non lo vedete? No. Sono piccolo, sono piccolo. Sono male da fuori. Non vanno bene. Tutte cose che la terra si prende. Lui butterà la frutta perché questi composti entrano nella catena alimentare. Lui sa che lui è uno smaltitore irregolare, diciamo, che fa parte di quelle ecomafie che sono così importanti nel business dei rifiuti. Ora la domanda che io vi faccio e faccio a tutti presenti è questa. Ritenete utile per la vostra salute e qualificante per i vostri medici di famiglia che si costituisca una rete di sorveglianza di effetti ambientali sulla salute proprio a partire da questo evento? Grazie. Grazie dottor Zinni, abbiamo accumulato un po' di ritardo, circa 30 minuti rispetto alla tabella di marcia, adesso abbiamo un coffee break e ci vediamo tra 20 minuti, non un minuto. Grazie.